Buongiorno a tutte e a tutti, mi trovo nel centro storico di Genova e è il mio primo mini vlog, dico mini vlog perché naturalmente poi un'altra parte di video la continuerò a casa. Se siete curiose e curiosi di vedere dove vado e chi incontrerò, guardate poi naturalmente tutto il video. Ed eccoci qui a casa e dopo l'intro finalmente scoprirete dove sono stata. Ebbene sì, stamattina sono stata da Timiama, la bioprofumeria di Genova, ma non per fare shopping, anche se tornerò anche per quello, ma per incontrare Giulia Cova. Esattamente, avete capito bene. Stamattina, presso appunto Timiama di Genova, c'era Giulia Cova a parlare della nuova collezione di Nabla, appunto la Freedomination. E è stato un incontro veramente gradevolissimo, piacevolissimo. Innanzitutto ci ha raccontato e spiegato bene la collezione di Nabla Freedomination. E quindi, intanto volevo farvi vedere che indosso Alchemist e Bohème. E chiusa la parentesi. E quindi, niente, grazie a lei e ai suoi consigli, tornerò ad acquistare dei prodotti appunto della linea Nabla Freedomination. Non ne ho acquistati stamattina perché potete immaginare. Eravamo in tantissime e quindi era proprio un problema logistico riuscire a comprare, arrivare alla cassa, quindi ho deciso che ci tornerò con un po' più di tranquillità, ecco. E niente, volevo parlarvi appunto di questo incontro che ho fatto perché sono stata contentissima. E mercoledì, come sapete, sono andata da Temiama a fare shopping, appunto a comprare delle cosine da loro e mi era stato detto che sabato, appunto oggi, 15 luglio, ci sarebbe stata Giulia Cova presso il loro negozio a parlare della nuova collezione e io naturalmente ho deciso assolutamente di andare. Io Giulia Cova la seguo già su YouTube e su Instagram da un po' perché comunque mi piace, ma vi dico la verità, conoscerla dal vivo è ancora più fantastica di quello che già è. Per chi non la conosce, lascio il link al suo canale qua sotto, andatela a vedere perché è veramente una persona squisita. Lei fa video di make-up, tutorial, recensioni di prodotti sia bio che non. Ma è veramente una ragazza incredibile. È di una simpatia e dolcezza unica. Innanzitutto, poi è una bellissima ragazza, veramente, e sa truccarsi in una maniera che io la invidio. Giulia, ti invidio da morire. E poi veramente una persona alla mano. A volte vediamo gli youtuber o le youtuber dall'altra parte dello schermo e abbiamo un'impressione di loro e le conosciamo in un certo modo. Vederle dal vivo è tutta un'altra cosa, cioè io veramente con lei ho legato subito, cioè mi sono trovata benissimo, era subito, abbiamo fatto una foto insieme, cioè veramente una persona alla mano, gentilissima, disponibilissima e è come è poi alla fine anche nei suoi video perché si vede che è una persona molto buona, gentile e scherzosa e dal vivo è proprio fantastico, veramente. È stata per me un'esperienza incredibile conoscere una persona che comunque seguo. Perché mi sembrava di conoscerla da una vita. Cioè, ormai, non so se anche a voi capita, se avete mai incontrato uno youtuber che seguite, le persone che si seguono da un po', poi è come se fossero amiche, come se si conoscessero da tanto. Cioè, io quando l'ho vista mi sembrava di conoscerla da sempre, di vederla tutti i giorni. Quindi è veramente stata una cosa, un evento carinissimo, una cosa bellissima. E ho avuto modo di conoscere anche altre persone della mia stessa città che anche loro o hanno canali o comunque sono su Instagram. È stato un evento veramente molto molto bello. E in più appunto a questo evento ci è stato dato tutte un omaggio Nabla e a me è capitato, ve lo faccio vedere, il Nabla Cream Shadow, il Pinkwood. Lo apriamo insieme perché non l'ho ancora aperto, quando mi è stato dato poi appunto la mia attenzione era parlare con Giulia, insomma, e vedere bene l'evento, quindi eccolo qua. Allora, tanto vi faccio vedere il packaging, lo conoscerete già, è questo, del Cream Shadow di Nabla, appunto, e il colore, come vi dicevo, è un Pinkwood, che ha questo bellissimo rosa antico malva, molto molto bello, è molto molto particolare. Lo sbocciamo insieme al mio primo eyeshadow di Nabla, tra l'altro, in crema. Vediamo un po'. Molto molto bello. Tra l'altro mi ha detto Giulia che questo non va nelle pieghe dell'occhio, quindi è fantastico.
Lo proverò magari come base ad Alchemist, che io l'ho indossato da solo, ma sicuramente andrà ad accentuare ancora di più le sfumature che ha questo ombretto, una base così. Quindi assolutamente lo proverò e poi vi farò sapere come mi trovo. E quindi niente, appunto, tornando all'evento è stato veramente bello, molto piacevole. Vi ripeto, Giulia è una persona amabilissima. Se non la conoscete o se non la seguite, andate a vedere i suoi video perché è incredibile. Niente, sono veramente contenta e emozionata perché è stata una cosa che mi ha fatto molto molto piacere. Ecco. Per chi di voi non mi segue su Instagram, in fondo al video lascerò anche la foto che abbiamo fatto io e lei, così niente, potete vedere anche voi. Ecco. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Ci tenevo a dirvi di questa mia gioia, di questa emozione, di questa cosa che ho passato appunto stamattina. E niente, noi come al solito ci vedremo al prossimo video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti comunque se già la conoscevate e se la seguite perché è veramente fantastica. Niente, io vi mando un grosso abbraccio, vi auguro un buon proseguimento di sabato e al prossimo video. Ciao!